Allora, questa è la tappa finale, quindi di un lungo percorso che è durato, che ha visto toccare quattro delle località quasi tutte cilentane, della parte la parentesi di Vindicio, del nuoto a mare. Oggi gareggiano i 200 e i 400 per i bambini e gli 800 e i 1500 per i master. È una tappa, diciamo, la tappa della WISP, quindi praticamente oggi si assegna il titolo di campione regionale sia per le società che per i singoli atleti. Poi dopo avremo la tappa finale del campionato nazionale in acque libere, che si disputa a Cesenatico domenica 27 luglio. Allora, raccontaci un po' com'è andata questa mattina. Allora, questa mattina abbiamo visto il mare alquanto alto, però non ci fa paura l'onda lunga, quindi anzi siamo avvezzi a questo mare. Noi siamo reduci, come ci dirà mio marito, col quale condividiamo questa passione da sempre. Siamo reduci da una traversata in due della Capri-Napoli. Quindi condividete l'amore ma anche la passione per lo sport? Sì, certo, noi abbiamo questa passione in due, ci siamo conosciuti nel nuoto e quindi ricambiamo con il nuoto l'affetto e la passione che ci lega allo sport, cercando soprattutto di trasmetterlo ai nostri ragazzi. L'associazionismo vomerese è la nostra società che promuove al Vomero, a Napoli, al Vomero, il nuoto, in particolare per il mio ambito, nelle acque libere. Quindi l'espressione più bella del nuoto è quella all'aria aperta, e che si possa condividere una giornata insieme in un paesaggio meraviglioso come questo. Infatti volevo sapere come ha trovato la struttura, quindi la struttura balneare per l'appunto di proprietà del signor Poldo qui ad Agropoli. Assolutamente idonea allo svolgimento di una manifestazione regionale della WISP, che ha ospitato volentieri, immagino, il proprietario dell'impianto, sicuramente innalzando il livello e la qualità sia della manifestazione ma sia del suo lido, che così ha la possibilità di promuovere e di rimbalzare nella sua conoscenza anche al di fuori del suo ambito. E le acque libere è meraviglioso, è uno sport di mare, ma soprattutto uno sport che si costruisce con allenamenti, impegno, e soprattutto è la disciplina che poi si trasmette ai ragazzi, che imparano soprattutto come comportarsi anche nella vita, seguendo l'attenzione e la passione che noi cerchiamo in qualche modo di trasmettere. In compagnia del titolare della struttura balneare Lido Aurora di Agropoli, della storica struttura balneare Lido Aurora di Agropoli, questa mattina ha visto ospitare, insomma, una manifestazione di grande spessore, una manifestazione sportiva che vedrà per l'appunto coloro che vinceranno questa mattina passare poi alle selezioni per i campionati nazionali a Cesenatico. Abbiamo l'onore di accogliere già per il secondo anno consecutivo questa finale regionale che, come ha già detto la nostra amica Raffaella, probabilmente avrà anche qualche futuro campione che magari nuoterà in qualche vasca olimpionica. Comunque ci preferiscono, cerchiamo di fare il possibile, siamo qui a disposizione sperando che si ripeta. Al momento tutto sembra andare per il meglio, oggi purtroppo abbiamo le condizioni del mare che non sono ideali, però abbiamo già organizzato anche del pattugliamento con delle apposite imbarcazioni che accompagneranno gli atleti. Mi ricordo che queste sono selezioni regionali di nuoto in acque libere, quindi. Leopoldo, grandi apprezzamenti dal presidente della Lega Nuoto Campania per la tua struttura balneare, per i servizi che tu offri qui tutti i giorni. Beh, non so a cosa si riferisse il presidente, non ho ascoltato l'intervista, ma siamo una semplice struttura balneare, offre credo l'indispensabile, nulla di più, forse un grazie in più e non in meno, ma credo che tutto sommato bar, spiaggia, ristorazione, un po' di animazione, dei bagnini bravi e tutto qui. Beh, credo anche gentilezza, tanta umiltà. Non so, questo lo lascio decidere agli altri.